Sharon Marshall è nata il 9 settembre del 1969. Era una ragazza molto carina, dai lunghi capelli biondi e dai grandi occhi blu. Connie trovò Sharon sdraiata sul letto, senza alcun graffio sul viso o sulle braccia, il che era strano. Se fosse stata investita, avrebbe avuto quantomeno dei graffi un po' dappertutto per l'impatto sull'asfalto. Più leggo questi resoconti e più mi viene da pensare. Noi siamo abituati a guardare in TV ER, dove resuscitano un paziente dopo che era stato triturato da una cippatrice, e poi nella realtà arriva un paziente vittima di un incidente stradale e se ne deve accorgere la sua amica che non ha un graffio sulla pelle e che quindi stride un zinzino con il motivo del suo ricovero. Ed ancora una volta non ci capirono una bene amata. Nel 2014, dopo quasi 20 anni di bugie, Frank finalmente ammesso